Massimo? Sì. No, il professor Pallini ti chiede le tre regole da mettere in Ah, pratica scusami, subito credevo per che chiedere contrastare. che Poi Fabrizio credevo fa una stesse per domanda. parlare un professor Pallini, allora aspettavo anch'io di sapere le tre regole. Ma tre, primo, smettere di credere in modo semplicistico e riduttivo al concetto di nuovo ordine mondiale come unità, come entità unica, compatta, solida, perché è ovviamente un errore cadendo nel quale tu faciliti moltissimo le attività di chi invece lavora in quel senso, ma in modo molto diverso. Secondo, non lo so, informarsi testardamente, tenacemente e inarrestabilmente su tutto quello che ci viene propinato in televisione e verificarlo sempre, perdere la maledetta abitudine di prendere per vera una cosa solo perché ce lo dice la TV. E la terza non saprei, datemi un attimo di tempo, se mi viene in mente ne butto anche una terza. La terza è informarsi, leggere, La informarsi. terza sarebbe la vera risposta, ma è molto più lunga. La terza sarebbe Certo. imparare a usare veramente la democrazia per come va usata, ma questo è un discorso Fabrizio molto lungo che non fa possiamo una fare. considerazione che volevo farti io a getto, poi dico lo riprendiamo perché si rischia poi di sovrapporre, di sovrapporre impressioni, giudizi. Volevo chiedere a Massimo di spiegare il perché della sua simpatia per Wojtyla. Da Anche qui. Brzezinski alle grandi coperture, Wojtyla No, ce no, n'ha ma de scheletri, eh. no, certo, figuriamoci. Ma Wojtyla io l'ho apprezzato molto come teologo, come filosofo. Cioè, a me c'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono interessato della dottrina, della teologia, della storia della teologia. E proprio in quel periodo vedevo quest'uomo che faceva dei salti mortali incredibili per far quadrare le sue convinzioni personali con appunto il pensiero mainstream della Chiesa Cattolica. Quando un Papa arriva a dirti, e Wojtyla l'ha detto, che l'inferno è un posto freddo, perché in realtà l'inferno non è la fiamma che brucia, ma è la distanza dell'anima da Dio, questo secondo me è un grande Papa, perché dà un calcio a 2000 anni di iconografia usata per terrorizzare le masse come se fossero degli animali, e introduce un concetto altamente illuminante, interessante rispetto alla spiritualità in generale. Quindi ci sono 5-6 esempi, adesso me ne vengono in mente, ma dal punto di vista teologico, ripeto, poi purtroppo anche lì io cominciavo a capire qualcosa della storia del passato, ed è chiaro che un Papa quando diventa Papa non è che può. Insomma, la Chiesa è come il Titanic, non è che puoi saltare al timone e di colpo far cambiare la rotta di 24 gradi. Se riesci a cambiarla di un grado nell'arco di quell'ora di tempo che hai prima dell'iceberg, sei già stato bravissimo, capisci? Perché è Capito? una forza. No, guardo Brugnoli, Grande, una bella vita la tua, Brugnoli. Te grande, pagano, fai ascolti i no, tuoi no, miti e stai no, no, qui, no, carino, è carino Brugnoli. è perché Chi poi vorresti essere, Giorgio Brugnoli? vanto un'amicizia che non ho in realtà, no? Vanta, Massi. Quando Adesso vado siamo amici, a Brugnoli, va bene, così millantare, a preghiamo millantare in Davide. giro, che insomma Massimo Mazzucco per me è un maestro, e quindi Che lo ascolto storia, che con. storia. Il ragazzo va nei migliori ristoranti di Roma di sta cosa. Non solo, ma lui è qui e ascolta, assorto. Massimo, che bello ascoltarci, ma anche anch'io lo ascolto. Però lui No, dimentica. io Però ho una serie di domande. aspetta un attimo, fammi evadere almeno per i prossimi 2 minuti le Sì. domande dei nostri ascoltatori, poi Giorgio ti lascio la parola e ti ringrazio per questo. Cosa ne pensa? Nicodemo ti chiede cosa ne pensa il grande Mazzucco della commissione trilaterale? Siamo da capo. È uno di quegli esempi. Penso che paradossalmente non mi sono mai interessato a fondo di queste cose, perché non credo a questa teoria dei famosi 15 o 30 o 300 che siano, che si mettono lì tutti insieme. La vedo come un, casomai vedo quando fanno questi incontri, ma soprattutto quello di, come si chiama, quello che avviene in Svizzera ogni anno, quello che fanno finta che vanno tutti lì a giocare a carte, sono i 300 più potenti del mondo, non mi viene in mente il I nome. Bilderberg. E Bilderberg, esatto. Non mi vedo questi qui che tirano giù le tapparelle, abbassano la voce, dicono allora ragazzi mi raccomando abbiamo bisogno di una guerra qui, una cosa là, un colpo di stato qui, una cosa, ok tutti d'accordo, ciao, ci vediamo l'anno prossimo. Casomai lo vedo come un momento di scontro e di frizione fra forze diverse che si contrastano, quindi lo so, potrà sembrare superficiale, ma non mi ha mai interessato andare a scoprire cosa sia una certa forza rispetto a un'altra. Capisco che siamo in mano a forze decisamente più grossi di noi, capisco che quello che succede a noi è bene o male il risultato dei loro scontri, mi auguro che la presa di coscienza
della gente a medio termine, se non a breve, riesca a capovolgere finalmente questo rapporto di forza, a quel punto non gliene fregherà più nessuno di sapere chi era nella trilaterale e chi giocava invece nel Vigeva, non capi? Non, per me non ha relativa, veramente non ha importanza, sembrerò stupido, ma è così. Io credo molto invece nella funzione che hanno i Bilderberg. Adesso poi si può pensare ad un conclave di potenti che gestiscono le sorti dell'umanità, o ad un ambiente dove si esasperano anche attraverso frizioni incontenibili dei rapporti che sono rapporti di potere, per l'amor del cielo. Però queste forze ci sono e secondo me vanno discusse, almeno dal punto di vista giornalistico. Scusami, vanno, Davide, prego Mas. Cosa c'è di meglio per attrarre l'attenzione, diciamo in un certo senso morbosa, del complottista, che un evento, un meeting segreto che avviene ogni anno dove nessuno può entrare, però che tutti lo sanno e che tutti sanno anche chi ci va? Perché quelli come te mi hanno insegnato anche che le più grandi verità le devi buttare, o le più grandi menzogne le devi buttare davanti agli occhi. Sì, ma questo vale nel caso dell'11 settembre, o di cose che uno dice ma no, non ci credo. Questo in realtà è sembra proprio quelle trappole fatte apposta per attrarre l'attenzione dove non è il problema. Io non credo che irrompendo io e te un giorno nel Bilderberg riusciamo a risolvere questi quesiti che ci assillano. Secondo me ci troviamo davanti a 300 marionette le cui corde cascano. Allora noi usiamo per un termine convenzionale, usiamo quel parametro per sviluppare poi un articolo, una riflessione. È normale che là dentro ci sono c'è l'emanazione di un potere, su questo è innegabile. Sì, ma è anche chiaro quello che vogliono e quello che fanno, lo vedi dai risultati. L'industria farmaceutica domina e controlla il mondo, è evidente che questa industria farmaceutica è controllata da chi l'ha da sempre finanziata, chi ha interesse nel successo economico di questo. Non mi interessa sapere il nome della persona che oggi gestisce questo, so che c'è questo meccanismo, a me interessa combattere il meccanismo, non gli individui, capisci? Giorgio Brugnoli. A proposito di industria farmaceutica, a noi arriva la notizia oggi di un annuncio Italia-USA, scoperto il gene che provoca la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che colpisce insomma ogni anno in tutto il mondo. Che notizie ha Massimo Mazzucco su questo annuncio? Purtroppo zero, mi cogli totalmente. Hai capito preparato. Che non puoi, l'amicizia te la toglie subito. Adesso. basta, lei Brugnoli, non siamo più amici. Avvisami prima, Brugnoli, che amico sei che mi tiri questi colpi in diretta? Scusa, non ho capito. No, perché in realtà l'industria farmaceutica dovrebbe senso sovvenzionare le ricerche di questo tipo, come per esempio per i vaccini, quelli sull'AIDS e contro i tumori. La nuova generazione. Allora vogliamo scoperchiare un... No, l'industria farmaceutica, diciamo, fino agli anni 80 in America la ricerca veniva fatta metà dall'industria farmaceutica, metà dalle università. Sulle ricerche fatte dalle università si poteva contare per un certo parametro di oggettività. Da quando i costi delle ricerche sono aumentati in modo esponenziale, le industrie farmaceutiche hanno fatto in modo da prendere tutto a loro carico. Siamo arrivati a un punto oggi in cui le industrie farmaceutiche progettano, eseguono, mandano a termine, pubblicano e controllano anche le pubblicazioni delle ricerche che fanno. Cioè il medico normale che riceve le sue comunicati stampa e dice che il pistolin fa più bene del pirulin perché bisogna darlo a questo paziente, deve fidarsi ciecamente di queste ricerche, e spesso gli stessi ricercatori non hanno il diritto di andare a vedere di avere accesso ai materiali originali su cui sarebbe basata la loro ricerca. Cioè è un monopolio totale. Massimo, prego Massimo. Sì, pensavo no, avessi... freno perché sennò mi fermate più. Invece io, prima di salutarti, ti lascio proprio questi 120 secondi perché tu possa usarli a titolo e a fine promozionale per un articolo, per un evento che stai promuovendo. Luogocomune.net è ormai un sito, un ritrovo a livello planetario. Però quali gli ultimi lavori, gli ultimi articoli che ti piace discutere e sui quali vuoi portare l'attenzione anche dei nostri ascoltatori? Ultimamente abbiamo pubblicato una serie di articoli che non sono miei, sono di Federico Povoleri, un amico che partecipa al sito da molto tempo, sulla propaganda, sull'uso della propaganda e sulla funzione profonda che hanno i media e le immagini, soprattutto sul controllo delle persone. Se andate oggi lo trovate il primo in home page, l'ultimo suo articolo molto interessante.
E poi insomma dipende molto dagli interessi di ciascuno. Una cosa che nessuno sa e che pochissimi usano sul nostro sito è che se tu vai sul sito e usi il motore di ricerca e metti dentro tre parole qualunque di un argomento che ti interessa, ti escono molto probabilmente 5, 10, 15 articoli su quell'argomento specifico. Per esempio, appunto, come dicevo prima, se uno mette Rockefeller e Rothschild insieme, gli esce quel famoso articolo che raccontava la storia delle due famiglie e che, a quanto ricordo, sarebbe anche molto interessante rileggere oggi. Noi lo faremo. In generale, sì, prego, più che parlare e fare promozione così, che non sono capace, chiunque, ma dico veramente chiunque che ci ascolta e abbia voglia di scrivere, abbia qualche cosa che sente di raccontare, abbia senta di avere un bisogno di esprimere qualche cosa che gli altri magari non sanno, non si faccia prendere dalle paure, non si faccia prendere dal timor panico o dall'insicurezza. Mandi l'articolo, se solamente vale la pena, se il concetto è valido. Io spesso cerco di aiutare le persone, metterlo insieme, renderlo il più leggibile possibile, e fa moltissimo piacere, perché uno una volta rotto il ghiaccio poi magari prende l'abitudine, scrive di più, e la cosa fa molto piacere, quel che mi risulta. Noi ce ne abbiamo del professor Pallini, anzi l'invito che estendo, ce ne sono persone, che Luca stesso, ci sono persone che possono sicuramente arricchire uno dei siti che preferisco in assoluto. Massimo, grazie di cuore come sempre, buonanotte. Un saluto a tutti e buona giornata a voi. Grazie, grazie come sempre a Massimo Mazzucco, luogocomune.net, lo abbiamo già linkato anche su l'account redazionale Overture Digi.